Lavori stadio per Chiadrona Deroga, approvato in Consiglio Comunale, lo stanziamento per terminare i lavori di ordinaria manutenzione e riaprire per la Viareggio Cup. Cumulativi, assalto al botteghino, lunghe file per il primo giorno di vendita dei biglietti cumulativi dell'edizione del Carnevale Universale tra settembre e ottobre. Addio a Crisci, patron del meeting di nuoto, è scomparso all'età di 84 anni Giovan Battista Crisci, superstite della strage di Querceta del 75 e ideatore del meeting internazionale di nuoto. Un omicida senza nome da 10 anni, ricorre il decennale dell'omicidio di Stefano Romanini, l'imprenditore assassinato davanti alla sua abitazione a Camaiore, ancora sconosciuto l'assassino. Per lo sport, calcio, buon pari del Seravezza, colpaccio del Ghivi. La squadra di Mangioni conquista il pareggio sul campo della Bagnolese. Il Ghivi stende il Rimini 2-0 in casa allo Stadio delle Terme. Bentrovati a questa edizione di TG Novelsilia. Dunque, nell'ultimo consiglio comunale di Viareggio è stato approvato lo stanziamento di fondi per terminare i lavori di ordinaria manutenzione dello stadio e poter chiedere una deroga per la riapertura. Procedere con i lavori di manutenzione ordinaria indicati nella relazione tecnica per lo stadio De Pini, in modo da chiedere la deroga all'apertura dell'impianto per lo svolgimento temporaneo di manifestazioni, come ad esempio la Viareggio Cup. È quanto emerso durante l'ultimo consiglio comunale, dove il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ripercorso le vicende relative alla chiusura dell'impianto e i passi successivi compiuti dall'amministrazione comunale e dagli uffici tecnici per poter riaprire definitivamente lo stadio. A fronte dei lavori già eseguiti, come la demolizione della gradinata, il Comune conta di terminare alcune opere necessarie per poter avanzare la richiesta di deroga alla Commissione competente. Approvato lo stanziamento sulla parte corrente di 325.000 euro per velocizzare la fase di progettazione e far partire subito i lavori. Noi valutavamo come l'ufficio nostro competente di intervenire per rimettere in ordine quei lavori di manutenzione ordinaria, naturalmente non compromettendo il lavoro complessivo progettuale sullo stadio futuro, per rimetterlo in norma completamente, quindi non buttando via soldi, ma investendo questi soldi in anticipo, potesse permetterci di chiedere, come è stato chiesto in precedenza, 10 anni precedenti, l'apertura temporanea dello stadio per fare, per esempio, la Viareggio Cup. Naturalmente io non posso sapere se questo sarà sufficiente, non posso sapere se gli enti interessati ci daranno l'autorizzazione. Io conto sul fatto che l'hanno data per 10 anni senza aver fatto nemmeno un lavoro. Se noi quei lavori li facciamo, forse abbiamo chance per poterla aprire temporaneamente. Obiettivo finale del progetto, quello di consentire di avere un impianto in grado di ospitare partite fino alla Serie B. Primo giorno di vendita dei biglietti per il Carnevale Universale e boom al botteghino. Partenza con il botto per la vendita dei biglietti cumulativi per il Carnevale Universale in programma tra settembre e ottobre. Nel primo giorno di apertura dei botteghini alla cittadella si è formata una lunga coda di viareggini impazienti di accaparrarsi tagliandi nonostante manchino più di 7 mesi al primo corso. Ma la voglia di carnevale è palpabile e la riduzione del numero totale dei biglietti, il cui tetto è stato fissato in 12.500, ha fatto sì che già all'apertura degli sportelli in molti fossero in attesa fuori da cancelli. Carnevale è carnevale. 3 ore di fila per prendere un biglietto cumulativo, però molto contento per la mia città. È da 10:15. Quindi 3 ore? Sì. Insomma, però il carnevale, anche se a settembre... Ne vale la pena. Quasi tre, prima delle 11. Però insomma, è un sacrificio che si fa. Ah sì, per i figlioli sempre. La procedura di rilascio nominale dei tagliandi ha ulteriormente allungato i tempi di attesa, con qualche malumore da parte di chi ha dovuto attendere in fila per più di 3 ore. No, non è che si aspetta, ma il primo giorno dicono che sono contingentati i biglietti, 12.000, no? È chiaro che c'era il mondo. Te sei arrivato ora, ma siamo partiti lì, ci sarà stato 300 persone alle 10. Sicuramente, spero che da domani magari lo facciano con l'esperienza di oggi, magari forse oggi non se l'aspettavano.
La vendita dei cumulativi proseguirà fino ad esaurimento, con l'indicazione che possono venire acquistati al massimo 5 tagliandi per ciascuno, indicando tutti i nominativi. L'apertura delle biglietterie è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. E adesso veniamo al bollettino diramato dalla Regione Toscana per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Nuovi contagiati in regione sono 523, aumentano anche i ricoveri con 803, 45 in più rispetto a ieri, aumentano anche le terapie intensive che salgono a 112, 4 in più rispetto a ieri, i decessi sono stati 15. Per quanto riguarda la nostra provincia, i nuovi contagiati sono 54, 34 nella Piana, 4 in Valle del Serchio e 16 in Versilia. E adesso veniamo al nuovo contratto firmato dai sindacati per quanto riguarda i metalmeccanici, aumenti importanti in busta paga. Una trattativa durata oltre un anno che ha portato alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica. Nella nostra provincia sono oltre 8.000 i lavoratori interessati e decine le aziende coinvolte. Un contratto importantissimo anche alla luce della difficile situazione sanitaria ed economica. Finalmente siamo arrivati alla definizione di un accordo che riconosce un salario a 3 cifre da qui al 2024. Significa che i lavoratori percepiranno degli aumenti che andranno dai 100 fino ai 147 euro a seconda del loro livello di inquadramento. È un risultato a 3 cifre che ci vede come punta avanzata per quanto riguarda i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rivisto anche l'inquadramento professionale che risaliva al 1973 per adeguarlo alle novità nel frattempo emerse con l'equiparazione tra operai e impiegati e l'eliminazione del livello più basso. Altre importanti novità riguardano la formazione, la salute e la sicurezza e speciali norme di protezione per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Sono usciti i dati della centrale rischi di intermediazione finanziaria secondo i quali nell'anno appena concluso le imprese toscane hanno aumentato considerevolmente la richiesta di crediti. Lucca si piazza tra le province che si sono discostate meno dai dati del 2019. Credito e Covid. Nel 2020 il numero di finanziamenti richiesti dalle imprese della Toscana è cresciuto del 18,4% rispetto al 2019, meno rispetto al 24,5% della media nazionale. Considerando il volume complessivo delle richieste, la regione è settima in Italia, anche se la domanda di nuovi finanziamenti sarebbe stata determinata più dalla necessità di far fronte a esigenze di liquidità che da progetti di investimento e sviluppo del business. Nella classifica quella di Lucca è fra le province che ha incrementato meno la richiesta di finanziamenti con un più 8,8 assieme a Massa Carrara che si è fermata all'8,2. La crescita del numero delle richieste è stata più marcata da Arezzo, Siena e Firenze seguite da Grosseto. A rendere pubblici i dati è CRIF, acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria. L'azienda che gestisce Eurisk, il principale sistema di informazioni creditizie che raccoglie dati su finanziamenti richiesti ed erogati in Italia. I numeri emergono dal barometro del credito alle imprese. Per quanto riguarda l'importo medio dei finanziamenti, con circa 60.000 euro la Toscana si colloca al di sotto della media nazionale. E domenica pomeriggio è deceduto all'ospedale Versilia, dove era ricoverato a seguito di una malattia Giovan Battista Crisci, ideatore del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardo Femiano. La domenica uggiosa che ha bagnato tutta l'Italia si è rabbuiata ulteriormente dopo la triste notizia della scomparsa avvenuta all'ospedale Versilia, dove era ricoverato da qualche giorno, di Giovan Battista Crisci, ex ispettore di polizia in pensione, medaglia d'oro al valor civile e medaglia d'argento al valor militare, conferitagli prima dal presidente della Repubblica Giovanni Leone e successivamente da Sandro Pertini. Fu lui a creare lo storico trofeo di nuoto Mussi Femiano Lombardi, fortemente voluto dall'ex agente di polizia, superstite della strage di Querceta, avvenuta il 22 ottobre 1975, nella quale in un conflitto a fuoco con i terroristi persero la vita 3 suoi colleghi, Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando Femiano. Gianni,
così veniva affettuosamente chiamato da chi lo aveva frequentato e conosciuto, se n'è andato a 84 anni lasciando la moglie, signora Ida, i due figli Barbara e Massimiliano e la nipotina Francesca. Un vero gentleman, umile, coraggioso e tenace nel difendere un'idea. Lui era rimasto particolarmente male per il fatto che l'edizione del 2020 era saltata per il discorso della pandemia e si era già messo in moto con la federazione per avere il via libera per l'edizione del 2021, che era stata già individuata nelle date del 20 e del 21 novembre dell'anno che è in corso. C'era ovviamente la speranza di poterlo fare in Versilia e c'erano già stati i primi contatti con Massa Rosa, quindi ecco, il pensiero è stato sempre per questa manifestazione che lo legava al suo passato e alla sua vita. I terroristi che colpirono a morte i suoi tre colleghi e lui stesso gravemente ferito chiesero il perdono, glielo ha mai concesso? No, Crisci non ha mai chiesto il perdono, è rimasto sempre della sua convinzione, anche perché fra le varie vicende di quel giorno, cioè Crisci avrebbe dovuto essere finito da un colpo di pistola sparato da 30-40 centimetri che per sua fortuna colpì il corpo, andò a centrare praticamente la placca della Polizia di Stato che aveva nel taschino, quindi quel colpo venne deviato, sennò sarebbe stato un colpo mortale. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio. E 10 anni fa ricorreva l'omicidio di Stefano Romanini, l'imprenditore camaiorese freddato da un killer davanti alla porta di casa, killer che è ancora senza un nome. Ricorrono 10 anni dal terribile delitto avvenuto a Camaiore in via Battisti l'8 febbraio del 2011, in cui perse la vita Stefano Romanini, che all'epoca aveva 46 anni. Fu freddato da un killer con numerosi colpi di pistola la mattina presto davanti alla propria abitazione mentre era diretto al lavoro. Romanini morì all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in seguito alle gravi ferite riportate. L'imprenditore era titolare di una ditta di escavazioni, sposato con Giuliana Pellegrini e padre di due ragazze, Serena e Stella. Fu la moglie a scendere subito in strada per sincerarsi delle condizioni del marito e che vide fuggire a piedi il killer, alto, magro, vestito di nero con un cappuccio in testa che non è mai stato trovato. Le indagini furono effettuate dal personale del commissariato di polizia di Viareggio e della squadra mobile di Lucca. L'auto di Romanini, parcheggiata di fronte alla sua abitazione dove l'uomo cercò riparo, fu crivellata dai colpi. Furono 15 quelli sparati. L'indagine sull'omicidio è durata 2 anni. Il 9 maggio del 2014 fu rinviato a giudizio il cugino Roberto Romanini, accusato dalla procura di omicidio premeditato nelle vesti di mandante e porto abusivo di armi. Dopo un processo iniziato con la prima udienza e annullato, un nuovo procedimento e per lui condanne all'ergastolo sia in primo che secondo grado, in attesa che la Corte di Cassazione chiuda questa definitivamente vicenda senza che sia stato individuato chi quella mattina sparò e uccise Stefano Romanini. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Pietrasanta, è stato aperto il cantiere per la bonifica dell'amianto delle coperture del cimitero del capoluogo. Aperto il cantiere al cimitero di Pietrasanta per la rimozione di quasi 1000 metri quadrati di amianto presenti sui tetti dei fabbricati. L'amministrazione comunale si appresta dunque a liberare dalla presenza dell'amianto anche il cimitero cittadino. Complessivamente per la rimozione e messa in sicurezza delle coperture saranno investiti circa 300.000 euro in 2 lotti funzionali. Nel primo lotto saranno rimossi circa 350 metri quadri di copertura su 2 dei 4 edifici presenti. Nel secondo lotto, quasi 600 nei restanti 2 edifici. Analogo intervento era già stato realizzato, con tanto di migliorie alle coperture e alle strutture, al cimitero di Strettoia per una spesa totale di circa 100.000 euro. Quest'intervento segue di pochi mesi quello messo in atto alle ex miniere di Val di Castello, con circa 2.700 metri quadri di amianto rimossi e un investimento di quasi 1 milione di euro. A cui si va ad aggiungere la bonifica dell'asilo Scubidù per un totale di circa 300.000 euro. Restiamo sempre a Pietrasanta perché sono diventati operativi dopo una fase sperimentale i 2 autovelox sulla via provinciale a Vallecchia. Terminato il periodo di sperimentazione, sono diventati operativi i 2 nuovi autovelox collocati dall'amministrazione comunale di Pietrasanta sulla via provinciale di Vallecchia.
Gli impianti, uno per senso di marcia, si trovano nel tratto di strada compreso tra via San Bartolomeo e l'inizio della frazione, a ridosso del centro abitato. Contestualmente all'accensione dei due autovelox è stato anche abbassato il limite di velocità, portandolo a 60 km orari. Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, questo intervento è stato dettato, oltre che dalle richieste dei residenti della zona, dalle statistiche relative al numero di incidenti avvenuti lungo l'arteria, che dal 2017 alla fine del 2020 ha contato 7 sinistri, di cui uno mortale. Una decisione nata anche sulla scorta di quanto avvenuto dopo l'installazione dell'autovelox sulla via Aurelia, nonostante le numerose proteste da parte degli automobilisti. Qua, infatti, il tasso di incidenti è crollato a zero rispetto ai 40 incidenti in 48 mesi, di cui 24 con feriti, precedente all'attivazione dell'impianto e all'abbassamento del limite di velocità da parte di ANAS, competente per quella viabilità. Si chiude qua la prima parte di TG9 Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati anche dalla pagina sportiva di TG9 Versilia. Apriamo con il calcio. La Serie D, la domenica appena trascorsa, vedeva in campo il Seravezza Pozzi e il Givi Borgo. Buon pareggio del Seravezza e colpaccio del Givi. Per il campionato di Serie D il Seravezza Pozzi era ospite della Bagnolese ed ha pareggiato 1-1. La squadra di Walter Vangioni si era presentata all'appuntamento in emergenza a causa alcune assenze. Sotto a causa della rete dei padroni di casa di Scappi al 37esimo del primo tempo è arrivato il gol del pareggio dopo 9 minuti dalla ripresa, con il centravanti Vanni al primo sigillo personale da quando è approdata al Seravezza Pozzi, che ha evitato una sconfitta che avrebbe messo ulteriormente in difficoltà i versiliesi, anche se la classifica sostanzialmente rimane la stessa, però a questo punto conquistato in terra emiliana è servito quantomeno come autostima per il gruppo che lavora settimanalmente sempre con il massimo impegno. Vittoria pesante del Ghivizzano per 2-0 contro i Rimini grazie alla doppietta di Felleca e il ritorno di Simone Venturi in panchina al posto di Rino Lavenzini, quindi portato bene, anche se la strada verso la salvezza è ancora lontana. Sono state rinviate causa Covid-19 le partite a Real Forte Quercetta Correggese, Mezzolara Fiorenzuola e Sasso Marconi San Maurese. E veniamo adesso all'Hockey, in A1 vittoria all'ultimo tuffo dell'Hockey Forte. Sullo filo della sirena, grazie al gol partita di Davide Mutaran, l'Hockey Forte dei Marmi in casa supera il Follonica per 5-4. Primo tempo 2-3 con un gol proprio del difensore capitano rossoblu, conquista i 3 punti e nella scia ancora dell'Odi, capolista con 43 punti, che ha superato il Grosseto per 10-2. Primo tempo ricco di emozioni e di gol, sblocca il risultato Marco Pagnini ex di turno, pareggia Rubio recuperati in extremis dal coach Alberto Orlandi, poi in rete Montigella ex CGC, per lui e per Barozzi è un derby nel derby, ma c'è ancora la rete di Rubio. Poi per ciò che riguarda gli ospiti, con Francesco Banini ritornano in vantaggio per la chiusura della prima frazione di gioco, si va al riposo e si rientra in pista con un po' di nervosismo e di apprensione. Bulgaria regala il gol ai suoi, ma Cabella risponde subito per il Follonica, ci pensa Ambrosio al 16-13 e quando ormai la partita sembrava ormai avviata sul risultato di parità è arrivato, come detto, sul filo della sirena la rete di Motaran, che ha regalato questi 3 punti davvero pesanti alla formazione rosso-blu. Nel campionato di Serie A2 il CCC è stato stoppato sul punteggio di 2 pari a Castiglione, ex squadra del mister viareggino Massimo Mariotti, mentre nell'altro derby la Esch Viareggio è stata sconfitta dal Forte del Marmi per 6-2 e i Forte Marmini recuperano punti e sono a 5 lunghezze dalla capolista CCC. Si chiude qua anche la pagina sportiva di TG9 Versilia, tra poco la terza parte del TG.
Terza parte di TG Versilia, la consueta rubrica degli auguri. Tanti auguri per il suo compleanno a Claudio Gabrielli del Pool Sportivo Station Versilia. Tanti auguri da parte dei familiari, gli amici e gli sportivi. Termina qua anche la terza parte di TG Versilia. Io mi fermo qua. Grazie per l'attenzione e arrivederci.